Ho fatto tutto da solo. Fin da piccoli siamo abituati a dirci questa frase con orgoglio, come se fosse qualche cosa di cui andare fieri. E magari può anche starci quando si ha 5 anni e si sta facendo vedere un disegno alla maestra. Per un imprenditore, però, ho fatto tutto da solo, secondo me, non è una frase da dire con orgoglio. Piuttosto un problema da risolvere. Non ho capito perché, ma sembra che farcela da soli dia maggior valore all'impresa che si porta avanti, come se avere attorno al proprio progetto una rete di contatti e di partners fosse un malus, qualche cosa di cui vergognarsi. È vero, all'inizio possiamo pensare di partire da soli affidandoci solo alle nostre forze, però arriva sempre il momento in cui il focus deve passare da questa impresa deve essere avviata a questa impresa deve crescere, e tutto si gioca sulla rete di connessioni che abbiamo costruito, sulla capacità di trovare dei partners che possano aiutarci ad allargare la prospettiva e il business. Vi faccio l'esempio di Edizione, che oggi è un gruppo solido che comprende aziende importanti, con investimenti internazionali e una prospettiva di lungo periodo. Ecco, come si può costruire un'impresa di queste dimensioni? Solo basandola su un'infrastruttura di connessioni solide con partners in tutto il mondo. Ad esempio, per Telepass nel 2020 abbiamo deciso di affiancarci a Partners Group, impresa globale di private equity che gestisce asset per 127 miliardi. L'obiettivo era ed è ancora rendere Telepass il leader europeo nel mercato del pagamento legato alla mobilità. Partners Group ha infatti al suo interno una rete di aziende del mondo digital e fintech che sono essenziali per la strategia di sviluppo del mondo Telepass a livello internazionale. Strategie che da soli non avremmo mai potuto perseguire. Lo stesso vale per Autogrill. Da parecchio tempo stiamo lavorando per creare connessioni con altre aziende leader nei loro settori, per sviluppare ulteriormente il business. Chiaramente queste sono manovre complesse. Coinvolgono tanti soggetti, ognuno con i propri interessi, e chiaramente tutto questo richiede tanto tempo e tanta fatica. Ma noi lo facciamo perché sappiamo che ne vale la pena. Perché spendersi per allargare la propria rete di connessioni è l'unico modo per crescere davvero. Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg si portano tutti dietro questa narrazione dei geni solitari, uomini che ce l'hanno fatta da soli. Ovviamente basta dare una sbirciata dietro le quinte per capire che è tutta un'illusione. Pensare all'imprenditore come a un one-man show è il primo passo verso un fallimento. Perché la verità è che il valore di un imprenditore è definito in gran parte dalla rete di connessioni che è riuscito a costruirsi.